Non scordatelo. Se poi andiamo sugli Urania, di Urania ce ne sono tantissimi. Questo Massimo Mongai, chi lo conosce? Eppure Il gioco degli immortali è un meraviglioso libro sui viaggi nel tempo. Carl Sagan, dal quale hanno fatto anche il film Contact. E anche qui abbiamo Viaggi nel tempo. Ray Bradbury, viaggiatore del tempo. E ve ne faccio vedere, Stefan Baxter. Stefan Baxter, tra l'altro, ha scritto The Time Machine, riprendendo il Time Machine di Wells, in una maniera per così dire riveduta e corretta. E poi ha scritto quest'altro libro, Il viaggiatore del tempo di Herbert George Wells non si è fermato, ma è ripartito per un'avventura ai confini dell'universo, l'incognita tempo. E adesso continuiamo di qui. Continuiamo con Caleb Carr. Killing Time. Jack Finney, ecco, questo è quello che prima vi avevo detto, From Time to Time, in italiano è Indietro nel tempo. Jack Finney, che immagina la possibilità di viaggiare nel tempo in una maniera, anche qui, tramite, possiamo parlare di viaggi allucinogeni, nel senso che gli danno da prendere delle pastiglie particolari che lo fanno andare nel passato. Qui si potrebbe ipotizzare che quelle pastiglie magari erano LSD o qualche altra sostanza, però lui riesce effettivamente ad andare nella New York degli anni 20 e quindi a trovarsi veramente in un tempo diverso dal presente, quindi a viaggiare nel tempo. Poi abbiamo Paul Davis. Paul Davis è uno scienziato, non è uno scrittore di fantascienza, eppure parla anche lui del tempo, riallacciandosi a Einstein. Secondo Einstein, i viaggi nel tempo non sono impossibili. Non dice che siano possibili, dice che non sono impossibili. Robert Sawyer ha scritto Avanti nel tempo, anche questo un fantastico libro di viaggi nel tempo. Ma poi abbiamo questo, L'abisso del passato di Sprague de Camp, L'abisso del passato. Questi sono libretti di Urania che però hanno comunque un loro fascino. Questo è uno scrittore italiano, Lanfranco Fabriani, Lungo i vicoli del tempio. Lanfranco Fabriani. Quasi i veri sconosciuti che hanno scritto dei piccoli capolavori. Timescape, questo non credo che sia stato tradotto in italiano, di Gregory Benford. Beh, Philip Dick, il dottor futuro, e poi abbiamo gli Urania ai confini della realtà, storie dello spazio e del tempo di Anthony Booker e Robert Silverberg, che è quello che ha scritto insieme con Isaac Asimov quella storia che vi ho raccontato prima che vanno a prendere questo personaggio della preistoria e lo portano al presente. Ha scritto anche Il paradosso del passato. E non abbiamo ancora finito. Arriviamo a Michael Crichton, Sfera. Di questo libro hanno fatto anche un film. C'è questa sfera che viene rinvenuta nei fondali, negli abissi dell'oceano. Non si riesce a capire che cosa sia, e alla fine si scopre che non è altro che una macchina del tempo. Frederick Pohl, quello del Il mondo alla fine del tempo. Poi c'è, eccola, la Time Ship, la macchina del tempo di Stephen Baxter, che ha voluto in un certo qual modo fare un omaggio a Herbert George Wells e alla sua prima macchina del tempo del secolo scorso. Poi io ho trovato questo libro, questo su una bancarella, La reincarnazione di Peter Proud, The Reincarnation of Peter Proud, che è un libro che tratta in maniera fantastica, fantascientifica, della reincarnazione, però con dei collegamenti proprio alla questione dei viaggi nel tempo. Ah, eccolo, Douglas Adams, il ristorante alla fine dell'universo. Poi abbiamo anche Nel vortice del tempo di Jan e Clive Halley. Insomma, questi sono solo quelli che ho io. Beh, potrei
parlarvi anche di altri due libri di viaggi nel tempo, ma quelli li ho scritti io e quindi non possono rientrare in questa particolare presentazione, particolare classifica. Ultimamente è nato quasi un mito, il mito di John Titor. Sembra che all'inizio del nuovo millennio, del 2000-2002, uno strano personaggio si sia affacciato al mondo di internet lasciando dei messaggi sostenendo di essere un viaggiatore nel tempo. C'è addirittura chi ci crede, c'è chi ovviamente pensa che sia una storia, una storiella buttata lì, però il mito cresce all'interno di internet e quindi c'è già tutta una serie di libri che parlano di John Titor. Adesso ve ne faccio vedere uno. Ecco, questo è l'unico libro che esiste, qualcuno alla fine si è sbizzarrito e ha scritto la storia di John Titor. In questo libro lui dice tantissime cose, c'è una frase in particolare, dice: "Forse dovrei confessarvi un piccolo segreto, nel futuro nessuno vi ama. Questo periodo è visto come pieno di pecore grigie, egoiste, civicamente ignoranti. Forse dovreste preoccuparvi meno di me e più di questo." Ma forse su questo punto mi trova d'accordo. Ah, è partita la sigla del quiz, vuol dire che abbiamo superato la metà, i 15 minuti, la metà del tempo a mia disposizione per questo spettacolino che, come sapete, dura mezz'ora, non di più, se no poi vi addormentate. Parliamo di viaggi nel tempo, allora vediamo di fare una domanda che riguarda i viaggi nel tempo. Uno dei più grandi scrittori di fantascienza è certamente Philip Dick. Philip Dick, in uno dei suoi libri, racconta la storia di un futuro alternativo dove c'è un personaggio che va nel passato e quando ritorna si accorge che il mondo è cambiato. Praticamente l'ultima guerra l'hanno vinta i nazisti e quindi c'è una situazione politica completamente diversa da quella che lui aveva lasciato andandosene. La domanda è: qual è il titolo del libro di Philip Dick nel quale il futuro alternativo è dominato dai nazisti? Se lo sapete, scrivetemi a casa di Paolo, chiocciola, serviziculturali.org. E adesso continuiamo, voglio parlarvi di qualcuno che ha fatto dei viaggi nel tempo, addirittura un continuum, una storia senza fine, inventando la pattuglia del tempo. Sto parlando di Paul Anderson. Insomma, è chiaro, quando viaggiare nel tempo diventerà possibile, sarà necessario anche avere una forza di polizia che controlli che i viaggi nel tempo vengano fatti in maniera regolare per evitare che andando nel passato si possa stravolgere il presente o anche andando nel futuro si possano compromettere gli sviluppi naturali che ci si aspetta con lo scorrere naturale del tempo. Ecco, adesso voglio parlarvi ancora di qualche libro, sempre il tema è quello, i viaggi nel tempo, però che hanno qualche libro che ha delle peculiarità, qualche diversità. Cominciamo con il primo, è una storia d'amore.